Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come la cantante Iva Zanicchi impara la nuova coreografia con Samuel Peron, ma qualcosa va storto durante le prove. Dopo la consueta pausa estiva, lo scorso 8 ottobre ha preso ufficialmente il via la 17esima edizione di Ballando con le Stelle, il fortunato talent show condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli sul Primo Canale. Anche quest'anno, la padrona di casa ha confermato già dalle prime puntate la sua abilità nel tenere vivo l'interesse del pubblico italiano nei confronti delle celebrità che si sfidano a colpi di danza. Con una media di più di 3 milioni e mezzo di telespettatori e oltre il 23% di share, la popolare trasmissione di Rai 1 continua a essere una delle più seguite del sabato sera. E il merito va anche ai concorrenti in gara, che riescono a trascinare i telespettatori grazie alla passione che sono in grado di portare sul palco. Tra questi, c'è anche qualcuno che riesce inevitabilmente ad attirare l'attenzione su di sé più degli altri e sembra che quest'anno questo primato spetti a Iva Zanicchi. La cantante ultraottantenne ha deciso di mettersi alla prova sulla pista da ballo e, sotto la guida del ballerino professionista Samuel Peron, nel corso della prima puntata è riuscita addirittura a conquistare il podio a colpi di Charleston. Peccato solo che il suo talento sia poi passato in secondo piano a causa dell'insulto sessista rivolto alla giurata Selvaggia Lucarelli, in seguito al giudizio negativo espresso dalla giornalista rispetto alla sua performance. Ad attirare l'attenzione del pubblico non sono però soltanto gli episodi che vedono la cantante protagonista sul piccolo schermo, ma anche quelli che si consumano lontano dalle telecamere e finiscono poi per riversarsi sul web. L'ultimo, condiviso dalla stessa Iva Zanicchi sul suo profilo Instagram, vede la concorrente di Ballando con le Stelle impegnata in sala prove con Samuel Peron. Qui la coppia si dimostra palesemente in difficoltà nell'effettuare una presa, tanto che alla fine l'Aquila di Ligonchio esclama: guarda lui che non riesce a prendermi, scoppiando in una risata che coinvolge anche il ballerino. La cantante si è poi allontanata dicendo di dover andare in bagno. Nessuno sa ancora se nella prossima puntata di sabato i due riusciranno a portare a termine la coreografia. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.